Giunti alla quinta puntata di 5 minuti con Rossano Pazzagli. Rossano Pazzagli, storico, docente all'Università del Molise, esponente della Società dei Territorialisti e direttore della Scuola di Paesaggio Emilio Sereni presso l'Istituto Cervi. Ma in questa occasione vogliamo complimentarci, congratularci col professore Pazzagli perché diciamo, è di ormai conoscenza la sua nomina a accademico georgofilo e questa diciamo nomina ci fa molto piacere e credo che sarà un impegno in più per il nostro professore ed oggi la quinta puntata è dedicata ai tali agricole. Prego, professore Pazzagli. Grazie e buongiorno. Per governare un paese bisogna conoscerlo. Vorrei cominciare così, ricordando che pochi anni dopo l'unità, nel 1877, il Parlamento italiano varò una grande inchiesta sull'agricoltura, affidandone la direzione al senatore Stefano Jacini. E analizzando i risultati di questa inchiesta, fu lo stesso Jacini a sottolineare come l'Italia, seppure unita politicamente ormai da un po' di tempo, non presentasse un quadro unitario dal punto di vista agricolo. Noi troviamo ancora parecchie Italie agricole differenti tra loro, scrisse. E di queste differenze che potremmo definire fondative, che permangono al giorno d'oggi, non si è tenuto abbastanza conto. Esse non sono state trascurate, considerate come un elemento di debolezza o di arretratezza, mentre invece possono essere la forza dell'Italia. Un mosaico di prodotti, di paesaggi, di modelli sociali e culturali che rendono unico e irripetibile il nostro paese. Dunque, Italie agricole è il tema di questa breve conversazione. C'erano parecchie Italie agricole, differenti tra loro. Noi abbiamo visto in un'altra puntata come l'agricoltura non sia soltanto un settore economico, ma anche un primario strumento di costruzione territoriale, con la sua dimensione visibile costituita dal paesaggio. Questo paesaggio, ci ha detto poi Emilio Sereni, è il farsi di una società in un certo territorio. Rispecchia, cioè, il modo di essere e di organizzarsi della società e degli individui. Il lavoro, la cultura contadina in primo luogo, ma vorrei dire, ecco, la fatica della campagna e i bisogni alimentari della città. Dall'inchiesta Iacini emergeva un'Italia plurale, che andava dalle fresche valli alpine dove i piccoli nuclei abitativi erano circondati da un'area con pascoli e coltivazioni, fino alle terre aride della Sardegna, dove si alternavano boschi mediterranei, semi nativi e pascoli per le pecore. E in mezzo una pronunciata varietà di situazioni, per esempio le grandi cascine della pianura padana, con un'agricoltura integrata cerealicoltura e allevamento, con i prati, qualche risaia, poi le alberature con filari di viti e gelsi della pianura asciutta delle colline del nord, e ancora la distesa di piantate con viti maritate all'olmo o all'acero che spezzava la prevalenza dei seminativi nell'Emilia-Romagna, scendendo il paesaggio mezzadiscografico delle regioni centrali, caratterizzato dal tipico insediamento sparso del potere e della cultura promiscua, con la vite e l'ulivo intercalati ai seminativi e alle case coloniche. Poi, dalla Maremma e dal Lazio in giù, un'altra campagna, quella dei boschi e del latifondo, con prevalenza di cereali e pascoli legati alle migrazioni e alle transumanze. Un paesaggio più estensivo che contrassegnava le regioni del Mezzogiorno con la rarefazione di alberi e case e una campagna più vuota, quindi, lavorata da braccianti e coloni che abitavano le cosiddette città contadine, cioè le grandi
borgate dell'insediamento accentrato. E tuttavia anche il sud, neanche il sud presentava un volto uniforme. La monotonia del latifondo era spezzata qua e là da zone di agricoltura più varia e intensiva, come i giardini mediterranei della penisola sorrentina, i vigneti e gli oliveti della Puglia, gli agrumeti ai piedi dell'Etna in Sicilia, le geometrie irregolari dei campi, che so, calabresi, molisani o lucani. Ecco, una grande varietà. Abbiamo bisogno di uno sguardo storico che serva a recuperare e a rispettare il senso di questa pluralità di agricolture, paesaggi, vocazioni, di un paese che deve alle sue radici agricole e pastorali gran parte del patrimonio di cui ancora oggi dispone e che potrà essere utilizzato in futuro, se però sapremo vederlo, conoscerlo, tutelarlo e apprezzarlo. Grazie per questo contributo e alla prossima puntata con 5 minuti con Rossano Pazzaglia.